Salamino. Torna D'Alema, figurarsi se non torna Berlusconi, dopo aver rottamato il rottamatore. Torna vittorioso Massimo D'Alema, oggi intervistato dal Corriere, però pubblicato a pagina 14 per non far arrabbiare Renzi. Figurarsi se non si riprende la scena il Cavaliere. L'ha chiamato Putin, gli ha fatto una telefonata a Mattarella, prima o poi torna Denis Verdini. Insomma, festa. Convalescente ma vigile, uscito felicemente dall'intervento a cuore aperto, Silvio Berlusconi, come prima cosa, mette a tacere il pollaio che si è scatenato dentro il centrodestra, ma proprio nel giorno stesso del suo recovero a San Raffaele, e apre la nuova fase, ed è... La nuova fase è il gruppo TNT. Caro Giovanni, i fumetti sono la vera politologia. Oggi è appunto giornata di esami e facciamo l'analisi del testo. Il numero uno, chi è? Ed ecco il numero uno, il capo della banda, è quello che comanda il gruppo TNT. Il numero uno ovviamente è Silvio. Allora, sono certo. Fumetti in TV, non voglio esagerare, i fumetti spiegano meglio di Ilvo Diamanti la realtà, e anche gli altri personaggi sono stati annunciati con 30 anni di anticipo, per esempio il secondo. E poi c'è la Cariatide, che è il suo braccio destro. Non è certo il più lesto nel gruppo TNT. Allora, la Cariatide, chi è? E secondo me, chi è? Gianni Letta. Dice, è il braccio destro, non è certo il più lesto, però... Vogliamo vedere un altro? Via! Costui è Otto Gruff, tedesco di Germania. Di lui nessun si lagna nel gruppo TNT. Allora, se possiamo considerare in fondo il Veneto, che cos'è se non una Germania un po' più vicina a noi? Chi è Otto Grum e Niccolò Ghedini? Siete d'accordo? Ah, beh, ci assomiglia, giusto. Vediamo gli altri personaggi. Ed ecco il conte Oliver e ancora Geremia. E infine il cane spia del gruppo TNT. Perfetto, allora il conte Oliver. Io avrei una proposta. Il conte Oliver è Paolo Romani, no? Paolo Romani. Sì, perché sì. A differenza di Toti, in questa vicenda è stato quello più conte. Più fedele. Il conte Oliver. Poi c'è Geremia. Chi è secondo voi Geremia? Cane spia? No, quello arriva dopo. Ah, cioè, no, Geremia, chi è Geremia? Secondo me a Geremia Occhio e Croce è Renato Schifani. Geremia. Sì, Geremia. Il presidente Schifani. E il cane spia chi è secondo voi? Dudu. Il cane spia fa il ministro adesso, no? Che fa? Dudu. E poi ancora? Ed ora Alan Ford, di tutti è il più bello. Ci sta proprio per quello nel gruppo TNT. Allora, Alan Ford, secondo voi chi è? Io un'idea ce l'ho. No, dai. Il più bello, chi è? Secondo me è Denis Verdini. Ma sì, perché torna? Perché Denis Verdini? Hai visto? Ormai con Renzi è andato via, quello torna, no? Allora, per ultimo chi c'è? Per ultimo Bob Rock. Allora, Bob Rock, dal naso prominente, non è tanto prominente, però è il più divertente del gruppo TNT. Chi è? E chi è? Renato? Non so. Renato? No. Renato Zero. No, Renato Brunetta! Ma resta il vero problema. Super Chuck, il cattivo ubriaco. Chi è? Questo non si saprà. Il nemico del numero uno. Chi è? Parlare. Insomma, torna Berlusconi e saranno sempre... E fumetti, e fumetti.